Buongiorno a tutti, non so se mi vedete, ma forse così è meglio per quel sole sul viso. Stamattina sono qui sul lago di Como. Guardate che bello il panorama, se riuscite a vederlo. Voglio mostrarvi un po' di panorama fantastico. Ok, lago di Como. Allora, perché questo? Volevo parlarvi, accennarvi brevemente a quello che mi è successo di recente. Ero qui l'ultima volta a prendere un po' di sole sul lago di Como e mio figlio si è bagnato nell'acqua, ho fatto una doccia, poi si è messo un po' al sole e non so ancora bene, non ho ben chiaro che cosa sia, se il sole o l'acqua magari un po' inquinata, mi ha permesso di avere questa irritazione sulla pelle che mi sono preoccupata sinceramente un pochino, ma poi ho detto no, 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 adesso gli faccio fare una doccia fredda, l'ha fatta subito, dopodiché gli ho messo un po' di questo, di Correctix della doTERRA, che è veramente fantastico, è un unguento per il primo soccorso. Allora mi è venuto in mente, ho detto lo prendo subito dalla borsa, gliel'ho messo su, erano come se fossero dei morsi di zanzara, però senza punta. Gli dava un prurito fortissimo e allora sono andata a soccorrerlo con questo unguento della doTERRA. Devo dovete sapere che in questo Correctix abbiamo oli essenziali di frankincense, incenso, abbiamo oli essenziali di elicriso, di legno di cedro, di melaleuca e di lavanda, quindi tutti oli che sono fantastici per la pelle. Infatti in meno di 5-10 minuti non si grattava più e veramente adesso siamo contentissimi. Non abbiamo trovato ancora la causa perché sto facendo vari esperimenti per sapere se era l'acqua. Oggi infatti non si bagnerà nel lago ma farà solo una doccia e quindi vediamo un attimo se è il sole o se è l'acqua o se è altro. Intanto io mi aiuto con il Correctix della doTERRA, scusate, il contrario, e concludo questo video mostrandomi ancora una volta il bellissimo paesaggio del lago di Como. Un abbraccio a tutti, vi saluto, alla prossima, ciao ciao!